Nessun atleta irlandese ha vinto i 400 metri. Gillick molto bravo anche nelle volate, nel doppio giro di pista al coperto. Eccoli qui, i gemelli Borlée, Jonathan e Kevin, la sorella Olivia aveva fatto la semifinale dei 200, papà Jacques, sarà, che è il loro allenatore, sarà in trepidante situazione di scesa. E vanno. Partito bene Kevin Borlée alla sesta, ma anche Jonathan. Anche di Jonathan molto forte. Bene, Gillick. Krasnov è partito molto lento, è un po' sua consuetudine, l'impressione che sia un po' troppo lento. Gion è andato a prendere Kevin Borlée. All'interno Jonathan Borlée. Gillick. Jonathan Borlée, Belgio. Gillick. Gion. Bene anche Rooney. E adesso il rettilineo finale. Rooney in prima, viene su. Jonathan Borlée. Jonathan Borlée. Rooney in prima. Si piantano in molti. Attenzione Gillick, attenzione all'esterno Bingham. E no, l'altro Borlée. Kevin, 45-9. Gara alla fine deludente, perché sono partiti troppo forte e ha vinto il, in teoria, meno quotato dei due fratelli. Kevin Borlée a battere Jonathan, che era il leader europeo stagionale, proprio nel tratto finale, quando si sono piantati tanti, per non dire tutti. È finita con 45-08. Kevin Borlée, nuovo campione d'Europa, e suo fratello, che pensava di potersela fare fino a 30 metri dal traguardo, è il primo ad abbracciarlo. 45-23 per Michael Bingham, il britannico. Che felicità per Kevin, che ha migliorato il suo primato stagionale. È stato il primo belga a scendere sotto i 45 con 44-88. Con record gli è stato migliorato dal fratello. Bingham. Secondo Bingham. Secondo Bingham, stesso tempo di Martin Rooney. 45-23, 45-08 per Kevin Borlée. E insomma, quelli di cui si parlava, addirittura quarto Vladimir Krasnov, e questo dà la dimostrazione, 45-24, che alla fine il gold or silver is magnifique per la Belgique. Allora, Gillick fuori dal podio per pochi centesimi, Krasnov per uno solo. Sesto Leslie Gion a 45-30. Settimo Jonathan Borlée con 45-35 e Kasper Kozlowski chiude. Vediamolo questo finale in salita per tutti praticamente. All'interno Martin Rooney, all'esterno molto veloce, guarda Krasnov, russo, guarda sì, russo appunto, e Kevin Borlée riesce a fare quel giusto che occorre fare per diventare campione d'Europa. Ha perso la medaglia di bronzo il giovanissimo russo, davvero per poco. Fermiamoci per, dopo il lancio di Silvia Salis, ci fermeremo per un minuto, proprio rapido rapido, per andare poi a vedere la parte finale del lancio del martello.